È successo il fattaccio. Fattaccio brutto. Sgonfiaggio della ruota e quindi decisione di cambio pneumatico. Nemmeno la scuderia Ferrari. Profilo messo. Alla prossima città vediamo se si trova un gommaio che ci gonfia la ruota giusta. Per ora si va col rutino. Oggi lasceremo il sud dell'isola per risalirla dalla parte orientale. Percorreremo una strada lunga, tortuosa ma panoramica, quindi si vedrà un panorama tanta roba. Nonostante lungo la strada non ci sono grandi punti di interesse, la guida è piacevole grazie a spettacolari scorci sulle scogliere e l'oceano che ci accompagnano fino alla località di Seyðisfjörður. Questa cittadina pittoresca, con varie finte case di legno, è il centro abitato più ricco di storia dell'Islanda orientale. Icona fotografica è senza dubbio la Blákirkjan, la chiesetta che si trova in fondo alla Rainbow Street. La mattina successiva siamo già carichi per una nuova avventura che ci porterà alla scoperta dello Sturlagil Canyon. Nello Sturlagil Canyon sono visitabili entrambi i versanti. Il versante destro, che è quello accessibile dal parcheggio principale, è meno scenografico, mentre il versante sinistro, che si raggiunge con un trekking di circa un'ora, ha una vista sensazionale. Questo canyon molto stretto, lungo 500 metri, è racchiuso su entrambi i lati da fotogeniche colonne di basalto, alte quasi 30 metri, ed attraversato da un fiume con colori che vanno dal turchese al verde smeraldo. E stiamo arrivando alla cascata più grande dell'Islanda e più grande d'Europa. Dettifoss. Non è difficile capire perché Dettifoss, la cascata dell'acqua che rovina, porti questo nome. Il suo salto, la sua potenza e la forza con cui l'acqua fangosa si getta nella gola sono assolutamente impressionanti e paurosi, specie se la si osserva da distanza ravvicinata. Siamo nella località di Mývatn, famosa per il suo lago. Abbiamo fatto una sosta per vedere questa area geotermica di Verir è una delle zone geotermali più attive di tutta l'Islanda. Le sue distese color ocra formano un paesaggio lunare di pozze di fango bollenti, soffioni e fumarole. La cascata di Godafoss, che si trova qui alle nostre spalle, conosciuta anche come la cascata degli dei, è una delle più importanti dell'intera isola, soprattutto dal punto di vista religioso. Infatti, la leggenda narra che nel 1000 d.C. l'oratore della legge doveva decidere quale fosse la religione del paese. Dichiarò che l'Islanda doveva essere cristiana e, rientrando a casa, gettò nelle acque della cascata le statue pagane delle divinità nordiche. Da qui il nome odierno della cascata. Lasciamo questo luogo mistico per arrivare nella cittadina di Húsavík, dove ci aspetta una delle esperienze più emozionanti di tutto il viaggio, l'escursione per l'avvistamento delle balene. Siamo all'interno di un tunnel, di una galleria ad un senso, dove se le macchine vengono su ci dobbiamo fermare su una piazzolina di sosta che si trova sulla destra, che ora stiamo passando. Qui c'è una curva, quindi se vai decisa. Abbiamo preso una multa ufficiale e l'ha presa Fede! Brava!
Oggi lasceremo la città di Akureyri per spostarsi verso la zona nord-occidentale dell'isola. In particolar modo visiteremo la penisola di Trollaskagi con i suoi paesini tipici e percorreremo una strada super panoramica. Siamo nella parte settentrionale dell'Islanda, precisamente a Siglifjordur. Una sosta imperdibile nella penisola di Trollaskagi e al minuscolo paesino di Olar, con la sua graziosa chiesa e le tipiche casette di torba. Il viaggio alla scoperta dell'Islanda continua con il faraglione di Visserkur. Stando alle leggende popolari, questo era un troll trasformatosi in roccia dopo essere rimasto ammaliato dall'incredibile bellezza dell'alba islandese. Ultimi giorni di viaggio nella splendida Islanda, questi ultimi due sono dedicati alla penisola di Snæfellsnes e questa mattina faremo un bagno caldo in una piscina naturale. È caldo? Mi sembra di essere un pollo da spennare. Ma l'alamo è caldo. Continua il nostro viaggio nella penisola di Snæfellsnes. Questa penisola viene definita dalle principali guide come l'Islanda in miniatura, in quanto racchiude tutte le bellezze del paese in un territorio molto ristretto. Questa mattina ci troviamo nella cittadina di Budir e dietro alle nostre spalle la scenografica chiesetta nera. Uno dei percorsi di trekking più belli della penisola di Snæfellsnes è quello tra Elnar ed Arnastapi. Questo sentiero di 2,5 km segue la costa frastagliata tra campi di lava, grotte di pietra e viste panoramiche. Uno dei luoghi più scenografici, senza dubbio, di tutta l'isola è il monte Kirkjufell. Noto e più perché è stato la location dove sono state girate alcune scene della serie televisiva Il Trono di Spade. Stiamo percorrendo il tunnel subacqueo che collega la parte occidentale alla città di Reykjavik, alla capitale. Facciamo ritorno a Reykjavik. Considerate le sue piccole dimensioni, la capitale è davvero cosmopolita, grazie ad un insieme di edifici colorati, musei interessanti, bar e caffè alla moda. Il nostro viaggio termina all'iconica Blue Lagoon. Seppur molto commerciale, questa spa dalle acque azzurre è il luogo ideale per passare qualche ora all'insegna del Total Relax. Paesaggi lunari, cascate mitiche, colline color verde smeraldo, geyser ribollenti e vaste distese laviche. Tutto questo è l'Islanda, un paese unico che ci ha rapito completamente il cuore.